Ciao bimbi! Quest'anno la Pasqua sarà un po' particolare. Stamattina sono entrata a scuola con la voglia di fare gli auguri proprio a tutti. Ma arrivata all'ingresso non ho visto quasi nessuno. Insomma, ho trovato aule semivuote, solo con insegnanti indaffarate con computer e connessioni lente. Corridoi deserti o quasi, tranne per qualche maestra vagante o pronta a realizzare lavoretti. E mi sono chiesta: ma dove sono finiti i bambini? Ma certo, saranno al piano di sopra. Salgo, ma anche qui ancora maestra in dad. Poi mi è venuta in mente una cosa: ma voi bimbi siete a casa. Però gli auguri ve li voglio fare e ve li devo fare lo stesso. Ma come? Trovo un bel posto, magari non qua, chiusa in qualche aula, e ve lo racconto. Ne approfitto in questa giornata di sole per parlarvi, stavolta non da un'aula chiusa, ma all'aperto, visto che c'è un bellissimo sole. E voglio raccontarvi di una speciale tradizione che io e alcuni miei amici abbiamo proprio nel nostro paese, ovvero Busca. È una tradizione pasquale molto particolare. Dovete sapere che tutti gli anni, ovviamente purtroppo l'anno scorso e quest'anno non penso riusciremo a farlo, prendiamo una o più uova di Pasqua e le lanciamo da un posto alto. Ovviamente poi corriamo a riprendere il nostro uovo, che a quel punto si è rotto in mille parti, e ce lo mangiamo, proprio come una tradizione pasquale particolare. Di solito lo facevamo dopo la veglia di Pasqua, in attesa appunto della festa, ma si può fare in qualsiasi momento. Come vi dicevo, purtroppo l'anno scorso non lo abbiamo potuto fare perché eravamo chiusi in casa, e quest'anno per via degli assembramenti, del non poter dividere il cibo, non riusciremo di nuovo a farlo, però mi spiaceva rinunciare a questa particolare tradizione e quindi abbiamo deciso io e alcune maestre di portarla proprio qui a Saluzzo e più precisamente, come vedete alle mie spalle, nella nostra bellissima scuola. Quindi fate attenzione perché stiamo per fare una cosa un po' particolare. Spero che vi sia piaciuta questa tradizione che abbiamo portato direttamente all'interno del tribunale. Ovviamente lo potete fare anche voi, quindi se per caso qualcuno di voi volesse lanciare un uovo da un posto alto, dalla finestra di casa, dal balcone, ovviamente facendo attenzione a non accoppare nessuno che passa lì sotto, mi raccomando mandateci video perché siamo curiosissimi di vedere anche il vostro lancio dell'uovo. E con questo vi mandiamo e vi auguriamo una buona Pasqua. Ciao bimbi, buona Pasqua!